Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video. Registro dopo 8 ore di lavoro, quindi se sono un po' sfatta, perdonatemi, sarà per un'altra volta che avrò un trucco migliore, un trucco un pochino più fresco. L'unica cosa che ho fatto è stato rimettermi il rossetto per continuare l'utilizzo dei prodotti che fanno parte del progetto 21 prodotti nel 2021. Avendo finito due referenze di questo progetto anche per il mese di agosto, decido di farvi l'aggiornamento e di dirvi a che punto sono, qual è la situazione attuale di questo progetto che finirà il 31 dicembre del 2021 e comporta l'utilizzo di 21 prodotti, di 21 cosette nuove, già aperte, che non ci piacciono. Sta a voi la scelta per arrivare a completarle tutte definitivamente. Non so perché, ma c'ho un vicino di casa che ha deciso di martellare adesso tin 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 tin, quindi ho dovuto chiudere la finestra sperando di attutire leggermente questo fastidioso rumore. È il solito vicino di casa che alle 2 del pomeriggio si mette a usare la motosega e a tagliare legna. Non so che cosa fare con la legna in estate, ma vabbè, non importa. Partiamo dal presupposto che il conteggio dei prodotti, non mi ricordo se era 9 o 7, non me lo ricordo di preciso. Quello che vi posso dire è che nell'info box avete tutta la lista dei prodotti che avevo selezionato a partire da gennaio e vi ho messo, quando finivo un prodotto, il mese nel quale ho finito la referenza, il prodotto di make-up in questione. Come vi ho già anticipato, ho due prodotti finiti e sono quelli che vi avevo già indicato il mese passato. Sono stata coerente con quello che ho detto. Praticamente ho finito di Essence la My Must Haves, la 01 All About That Base, che è la base per le labbra, che ho utilizzato con un rossetto matte di Rimmel, il 610 High Flyer, e anche con un rossetto in polvere di Essence di una vecchia edizione limitata sul Borgogna. Non è stato semplicissimo da finire, ma grazie al fatto che ho deciso di partecipare a questo progetto vi posso dire che pian pianino, un po' per volta, un po' al mese, è finito completamente. E questa era la referenza da fuori. Praticamente ho utilizzato 1,3 grammi di prodotto con 18 mesi di PAO, che già erano belli che passati. Non avessi inserito questo progetto, cioè questo prodotto, nel progetto smaltimento, lo avrei ancora nelle scorte. L'altro prodotto che ho finito finalmente è il rossetto, stavo dicendo invece, il correttore di L'Oreal L'Infallible Modern Concealer nel numero 325 Whisk, che ho utilizzato come primer occhi. L'ho aperto del tutto, ho cercato di scavare fin dove mi era possibile, non ho più voglia di prelevarlo, mi sono stufata di utilizzarlo, come correttore mi dà 10 anni in più e come primer ci sta anche, ma avendo 11 ml di prodotto è un primer che lo portate avanti all'infinito. 2 anni belli e buoni ci ho messo per utilizzarlo e terminarlo. A chi va bene per il contorno occhi, io queste persone le invidio, perché per quanto mi riguarda, anche se mettevo un primer o idratavo molto bene la zona del contorno occhi, che la mia è molto secca e porosa, mi dava 10 anni in più. Peggio del close up di Nabla, quello almeno un pochino si salvava, questo assolutamente no. Non lo riprenderò. Un prodotto che ho preso subito appena uscito, appena lanciato, anche un po' tentata dal fatto che avevo sentito parecchie recensioni positive, ecco, per me non è stato un prodotto collaudato. Iniziamo con i prodotti che ho utilizzato, se non mai, poco niente. Ombretto di Yves Rocher, il mono, il 14 Rose Boise Matte. Io l'ho anche utilizzato, ne ho tanti da transizione da utilizzare, non so mai se riuscirò a finirlo nel 2021, a finirlo sì, ma non nel 2021.
Probabilmente già la mia testa va avanti a pensare voglio fare anche il 22 prodotti nel 2022, ma non so se lo metterei dentro, non so se magari lo terrei per un altro progetto o boh, ci devo pensare, dipende a che livello arriverà, cioè quanto prodotto mi mancherà al 31 dicembre. Poi dopo, chi lo sa, lo utilizzo tutti i giorni, lo consumo e lo finisco anche prima, sarebbe un sogno. Ma conoscendomi per i mono da 2 grammi, so che la situazione è molto tosta. Prodotto che non ho mai utilizzato invece è il prodotto che più faccio fatica a digerire, ma non perché non mi piaccia, perché la Lokit nella versione mini mi è sempre piaciuta di Kat Von D, è che non mi piace il formato grande, lo trovo scomodo, non capisco mai se si consuma o non si consuma, certo se non lo utilizzo non si consumerà mai, ma avendo finito una cipria compatta in polvere adesso dovrei essere un po' più incentivata a utilizzare questa. Questa sicuramente la finisco entro il 31 dicembre, basta che la sottoscritta si impegni a tirarla fuori e tenersela tra le mani, perché i prodotti da soli non si consumano, si consumano solo se vengono presi, utilizzati, goduti o anche odiati, dipende, però vanno utilizzati. Vichy, il Tente Ideal, il bronzer. Questo l'ho ricevuto in omaggio con una collaborazione diversi anni fa. Allora, la situazione è questa. Io ho anche un po' grattato dove era ossidato. Continua ad ampliarsi sempre di più il buco. È la terra che sto utilizzando ormai nel quotidiano, perché ne avevo un altro bronzer della palette HD Brows che ho finito e quindi non ho un prodotto da intercambiare a questo. Lui è passato proprio a essere onnipresente, anche se non è vero, perché avrei una palette di Pixi Beauty con tutte polveri per il viso, ma in questo mese non l'ho mai presa tra le mani, ho sempre preferito utilizzare questa. Sarà perché è estate, perché ha un colore più caldo, aranciato, e mi ci vedo bene. In più avevo preso anche un leggero colorito andando in montagna a camminare, ha contribuito sicuramente. Forse quando inizierò a diventare di nuovo bianca potrei soffrire di quel colore e utilizzarlo un pochino meno. Siccome mi è caduta la confezione per terra, l'avevo poggiata sopra il letto, spero che l'illuminante Mary Luminizer non si sia rotto del tutto, perché è molto 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 fragile. No, il Mary Luminizer di The Balm, questo è, come vi dico sempre, l'illuminante mio preferito. Ne ho comprate diverse confezioni e ogni volta ritorno da lui. Sicuramente ne comprerò un altro quando lo finirò, senza aspettare di finire altri illuminanti, perché stare senza questo mi dispiacerebbe, perché so che se ho un'occasione veramente importante lo vorrei sfruttare. Ho deciso di metterlo tra le mani perché è un prodotto, non posso dire vecchio, perché ho cose molto più vecchie. Però perché lasciare in disparte una cosa che mi piace se è anche già un pochino datata e che so che potrei sfruttare senza problemi? Eccolo qua. Lo intercambio anche con altri prodotti di Pixi, ho un illuminante anche di Ofra, ne ho in circolo da utilizzare, e anche cose nuove che ho comprato, poi ho preso un illuminante di Pupa, ma ho anche tantissime cose vecchie di Pixi, Pupa, Catrice, ho veramente parecchi illuminanti, non tanti quanti come i rossetti o come le palette che sono il mio cruccio, però lui è un signore illuminante che con dai 15 ai 20 euro ve la cavate e che tutte dovremmo avere. Se proprio non utilizziamo gli illuminanti, almeno date una chance a questo, perché vi fa l'effetto bagnato, non pataccone, e basta molta molta poca polvere per dare questo tocco illuminante molto definito e molto carino sugli zigomi. È un prodotto che a me piace tantissimo, quando faccio così è proprio perché sono i prodotti che più mi piacciono.
Poi i prodotti che utilizzo sulle labbra sono i soliti, la Jolie Lèvres di Vivien Sabot che mi aveva regalato il Beauty di Coco, il numero 103 che utilizzo non spesso perché ha il petrolatum e quindi cerco di intercambiarlo ogni volta che mi è possibile. Lo utilizzo come base all'altro rossetto, che è quello che mi vedete indosso oggi, di Astra, il numero 12, che invece mi ha regalato Fationa. Non riesco ogni volta mai a pronunciare il tuo nome, perdonami. Comunque vi saluto tutte e due, grazie per questi due prodottini. Preferisco di più il rossetto di Astra, e questi due sono i prodotti che voglio finire nel mese di settembre. Il rossetto di Astra potrei anche riuscirci. La matita non lo so, perché è molto secca e molto dura, basta poco prodotto, e poi io comunque la utilizzo veramente solo sui bordi, poco per riempire le labbra, molto per i bordi. Quindi di conseguenza, se non riesco a finire questi due prodotti per le labbra, mi concentrerò sul mascara. Il mascara che ho in questo progetto smaltimento è di Alverde, si chiama Big Drama Lashes ed è l'ultimo prodotto che vi mostro. Questo qui è volumizzante, preso a Innsbruck in un DM, non so se in Italia sia presente. Lo scovolino è gigantissimo, però con setole tanto tanto separate, a clessidra. Vi ho sempre detto che non mi piace questo mascara ed è vero, bisognerebbe cambiare lo scovolino. Forse per fine mese, forse riesco a finire un mascara, altrimenti se non lo finisco per recuperare lo scovolino, cercherò di utilizzarlo comunque così. Quindi cosa vi posso dire? Che rimango con 2, 3, 4, 5, 6 prodotti, di cui uno sicuramente arriverò a finirlo nel mese di settembre, 1/2. Però probabilmente per il mese di ottobre avrei qualche chicca in più. Sì, qualche chicca in più sicuramente per il mese di ottobre. No, ne ho 7, scusatemi, perché non ho calcolato la terra bronzer. Quello, anzi, i prodotti che più saranno ostici da finire saranno, quindi a questo punto, per il livello che hanno, l'ombretto mono, la terra di Vichy, i rossetti e il mascara anche no, neanche l'illuminante, ma neanche la cipria, anche se non mi piace, essendo l'unica che ho e non ne devo aprire altre, mi devo focalizzare su quella. 19 grammi li posso anche finire, l'importante è tenersi le cose tra le mani, come la palette. Forse, no, non ve la spoilerò perché quel video lo editerò più avanti, ma se mi seguite su Instagram avete già capito di che palette parlo. C'è una palette che non vi dico a che livello è, ok, ma forse l'avete già capito, e molte sicuramente lo scriveranno anche sui commenti, così rovineranno la sorpresa un po' alle altre persone, vabbè, a me non importa. Questo vuol dire che mi seguite dappertutto, grazie mille. E detto questo, solo utilizzando le cose, poi dopo le cose arrivano alla fine. Perciò non partite mai con l'idea negativa di dire non ce la farò mai, non finirà mai, perché le cose finiscono. Ne compro tante, ma le vedete anche tante terminate. Perché? Perché sarà che io mi tucco tutti i giorni, posso anche esagerare, fortunatamente parlando, però ho la possibilità di truccarmi, ecco, questa è la scusante mia. Nel weekend ultimamente cerco di non truccarmi poi chissà quanto, magari un sabato sì, una domenica no, alcune volte mi capita di non truccarmi, ma da lunedì a venerdì sono sempre preparata e truccata a puntino, e così facendo riesco sia a portarvi i progetti di smaltimento e sia a finire parecchie cose, non posso dire moltissime, però se ripenso ai 61 prodotti finiti nel 2020 mi posso ritenere più che soddisfatta, soprattutto 61 prodotti solo di make up, escludiamo tutta la parte di skincare, di make up solo 61 prodotti. Proud of me. Ok, con questo ho finito l'aggiornamento per questo video, per questo mese. Ci rivediamo a settembre con che stato, che consumo avrò dato a questi prodotti. Scusatemi se sentite altro casino, ma ci sono dei bambini che urlano, lasciamoli urlare,
non posso farci niente. E ci vediamo in un prossimo video. Grazie per essere passati. Alla prossima. Ciao.